quando volete. Riccardo Galasso e Lucy, siamo qui con i che partecipano al 63esimo Festival di Sanremo, categoria giovani. Ah, innanzitutto facciamo una presentazione e poi un giochino un po' in particolare, ognuno di voi dica qualcosa di positivo e di negativo sull'altro, perché non sarebbe determinato quando io per dico già che sei sbagnoso, sì, perché è un panorama di scena bellissimo. Ti stai rovinando la porta. Dovresti finire. Vuoi pensarci? No, io direi che un pregio, un mistero, quando giro il cuore era l'immediatezza e non un difetto di Matteo, era proprio l'immediatezza. Quindi Matteo. Sono d'accordo con lui, io sono Matteo, però non farò un'analisi su Alberto, ma voglio farla su Luca. Esatto. Luca è una persona incredibilmente perfetta, incredibilmente completa, che deve solamente superare una prova nella sua vita, che è la paura. Quindi penso che ce la farà. Allora, Luca. Beh, allora io passo a Jack perché gli tocca. È un pregio, anzi, prima il difetto, che non c'è mai quando ci deve essere. Perché il difetto è sempre dov'è Jack, quando si sta partendo, quando si deve fare qualcosa. Esatto, dov'è Jack? Lui ha il tempismo perfetto. Deve sparire un momento batterista. Da buon batterista ha un tempo incredibilmente azzeccato. Il suo pregio è che... non lo so. Ha letto che non le ha. No, è estremamente organizzato. Dei bei baffi. È una delle colonne dell'organizzazione del gruppo. Tutta la burocrazia e quant'altro, se non ci fosse lui. Insomma, come batterista fai cagare. Non puoi controbattere, ve lo dico già. No, ma adesso è rimasto scoperto. Vabbè, io sono Jack e di Alberto posso dire che sicuramente brillante dal punto di vista artistico, è una persona che dà il blastema uno spessore e delle sfumature veramente uniche e rare. Cioè, dal punto di vista caratteriale però diciamo che non sempre la scontrosità lo rende difficile nei rapporti. Non volevo mettervi così a disagio prima, magari ci vediamo a salto. Allora, cominciamo a parlare un po' di cose più pratiche. Vuoi dire al lascio del pezzo con cui qui a Sanremo? Con chi parlo? Un difetto del pezzo penso che sia che è troppo breve, no, quello è un pregio. Il pezzo di Sanremo, ultimamente un pezzo che mi piace molto, moltissimo, perché nel momento adesso... Guarda, ho tante considerazioni, te ne regalo una. È un pezzo che è stato molto controverso, perché ad alcuni dicevano sì, alcuni dicevano no, e alla fine c'era solo quel pezzo, abbiamo portato quello. Mi sto prendendo la soddisfazione insieme al mio compagno qua, Nannuo Alberto, di dire adesso so che avevo ragione, perché sulla distanza è un pezzo che mi piace ancora di più. Quindi avendolo suonato 4.000 volte, se faceva cagare, mi aveva stufato, capisci? Però lì fai fatica a capire se è proprio quello. Sulle 4.000 volte dico che è un gran bel pezzo. Beh, è abbastanza soddisfatto per due, poi magari non lo so, poi vedo. No, scusami, anche voi. Allora, oggi, primo giorno di Sanremo, subito esibizione per Sanremo. Che cosa dobbiamo aspettarci? Un po' dal vostro live. Questo esatto. Questo live è un assaggio di quello che era l'ultimo lavoro. Molto rimaneggiato, perché comunque è in una sorta di acustico molto, molto impoverito, perché ci siamo ritrovati ultimamente a provare tanto l'elettrico e l'esigenza di diventare uno spettacolo più asciutto. Abbiamo deciso di fare una cosa realmente acustica, quindi Jack Vedder non ha neanche una batteria, non ha neanche un set vero, sono con due cartoni. E quindi c'è un acustico molto rilevante, un vero acustico.
senza è troppo perfetto. Invece da quella di domani che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè quella di domani grandissime cose anche che non si vedremo domani, ma domani dobbiamo ancora deciderlo. Quella diciamo più importante, innanzitutto l'emozione che proverete, e poi se avete in mente qualcosa, se andrete lì senza pensare a nulla, sperando che vada tutto quanto. Ma magari, dipende, dipende da che cosa abbiamo portato in albergo. C'è qualcosa che può non farci pensare a nulla, dipende chi abbiamo portato. Dipende chi abbiamo portato. Cerchiamo di andare là più rilassati, belli tranquilli, come siamo noi di solito. Sappiamo che ci vogliamo scaldare bene, quindi inizieremo a fare i casini ai camerini un'oretta prima, a suonare, così quando è il momento siamo già caldi, abbiamo voglia di suonare, abbiamo suonato questo maledetto, benedetto pezzo, e poi torniamo a festeggiare perché è una cosa che ci piace. Ci interessa più il dopo che durante, il festeggiamento. Ah, ok. Comunque sono filosofie. Sì, ma secondo me è il modo giusto per di fare cose importanti, dare loro proprio valore. Perfetto, invece del vostro album dopo Sanremo, che è una edizione se non sbaglio, volete parlarci un po'? Beh, appunto l'album è lo stesso che è uscito a ottobre, però con due pezzi in più, quello di Sanremo e una versione rivisitata del secondo singolo, appunto Tira fuori le spine, che è una versione più orchestrale e diversa da quella precedente. Il CD appunto è lo stesso di ottobre, che presenta 11 tracce, se non sbaglio. E tutte bellissime. Tutte bellissime, ovviamente, non perché le abbiamo scritte noi. Esatto. E sta andando bene, il riscontro del pubblico e di chi ci segue è stato più che buono fino adesso. Noi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. E contiamo di vincere? Dice all'autogrill la prossima volta che ci fermeremo con il gratta vinci di Santini. Anche se così andiamo tutti in vacanza. Sì, la ciao Giuliano. Grazie. Un'ultima cosa, il tour che ci sarà dopo. Ecco, avete già in mente tutti i dati per inizio del tour? È una bella domanda. Sei un bel intervistatore perché abbiamo una gran bella risposta per te. Però cioè, tu vuoi risolvere le jack? È il momento di metterti guarda, più ne approfitto per dire che per noi la dimensione live è molto importante. Davvero? Non a caso stavamo giusto parlando prima di queste due date che saranno prossime al festival. Il 19 marzo siamo a Milano alla Salute della Musica, presenteremo il disco, presenteremo il pezzo suonato a Sanremo e faremo conoscere i Blastema per quello che sono realmente. Subito dopo, il 20 marzo, siamo a Roma al Circo degli Artisti. Quindi comunque già due date. Solo due date, però importanti. Scusa, vorrei porre l'attenzione un attimo sul... No! Esce del pazzo. Fuori, fuori. Bene, ragazzi, grazie tantissimo. Grazie a voi. Grazie a voi. Io me ne auguro tantissimo. Grazie. Ma speriamo che piova. Non so se a voi. Che non volino le macchine.